Questo generale Vannacci che è stato additato come un pericolo, io me lo comprerò questo libro. Io me lo comprerò questo libro perché prima di commentare, prima di giudicare, è giusto leggere, è giusto conoscere, è giusto capire. Mi sono letto quando andavo al liceo il manuale del guerrigliero di Ernesto Che Guevara, vuol dire come tanti sedicenni avranno fatto, faranno, non è esattamente il libro ovviamente del Piccolo Principe, quindi non è esattamente qualcosa che viene consigliato negli educandati, però io sono curioso e quindi il libro di questo generale che ha fatto missioni in Somalia, in Iraq, in Afghanistan, che ha salvato vite, che ha difeso la patria, il paese, la bandiera, i suoi ragazzi, che aprì dei dossier, fece delle denunce sull'uranio impoverito che tanto male ha fatto a tanti militari italiani, ecco, mi rifiuto di pensare che in Italia ci sia un grande sistema, un grande fratello che ti dice questo lo puoi leggere e questo non lo puoi leggere. Il generale ovviamente deve essere giudicato per quello che fa in servizio, poi se scrive qualcosa che non ha niente a che fare con i segreti di Stato, con il suo lavoro, se esprime dei suoi pensieri nero su bianco, penso che abbia tutto il dovere e il diritto di farlo e quindi mi cercherò qualche ora per leggere quello che molti, a partire da alcuni giornalisti di sinistra, hanno commentato e condannato senza aver letto tutto dal primo all'ultimo rigo. Facile estrapolare alcune frasi, si legge, poi io potrò essere d'accordo, non d'accordo, in disaccordo, parzialmente, totalmente, però la condanna al rogo alla mo' di Giordano Bruno nell'Italia moderna e solidale del 2023 non mi sembra assolutamente ragionevole.